Buongiorno a tutti, eccoci di nuovo qua per un altro video che è riguardante la guida per tattici TR6 offerta dal Clan Rino. Oggi siamo con una qualità audio nettamente superiore rispetto agli altri video, grazie al, al nuovo microfono che ho acquistato. Oggi andiamo a vedere la mappa Baia del Pescatore o Fisherman's Bay, a seconda se prediligete la lingua italiana o quella in inglese. Come ho già detto tempo fa, questa guida ha l'obiettivo di formare nuovi tattici sia all'interno del clan Rino, clan Rina della sua accademia Rin Zero o comunque chiunque voglia visionarli e vi invito a seguire i video dalla prima, dal primo episodio. Questo perché in ogni puntata, chiamiamola così, viene spiegato un concetto fondamentale per essere un tattico. Ricordo alcune cose basi che ho già detto, come ad esempio quella di non dividere mai i carri, andare sempre compatti o perlomeno in coppia, per evitare che qualcuno si possa ritrovare da solo ad affrontare più carri nemici. Certo che in alcuni casi non è così, bisogna mandare qualcuno da solo, ma diciamo che nelle nostre tattiche cerchiamo di evitarlo il più possibile. Andando a vedere Baia del Pescatore, notiamo una cosa fondamentale notiamo che questa mappa è molto estesa e comprende una zona pianeggiante, diciamo una zona, definiamola di prateria e una zona cittadina. La cosa importante in questo tipo di mappe è riuscire a capire, a seconda della formazione che abbiamo, cosa è meglio fare. Quindi noi, come abbiamo detto, partiamo dal presupposto che dovendo considerare il fatto che siamo a far fortezze e non clan war avremo una conformazione un eh, di medi e leggeri. Questo perché, perché ci sono mappe in cui, se andiamo con i pesanti, tipo Prokhorovka, è un po' inutile anche iniziare a giocare se non abbiamo eh, una, una formazione leggera. E quindi, dato che la, la più malleabile è una formazione composta da medi e leggeri partiamo dal presupposto che ci troviamo su questa mappa con medi e leggeri la cosa che noi principalmente facciamo su questa mappa partendo dalla, dalla base a sud quella rossa è quella di andare a porre i carri leggeri che supponiamo che siano due un T37 qua e un T37 qua il T37 che abbiamo messo nella parte centrale della mappa, ovviamente avrà il compito di farci vedere tutta questa zona qua della mappa. Dovremmo, dovremmo andare a vedere, dovremmo andare a vedere questa zona della mappa qua. Per per controllare se ci siano carri nemici che passino da là o comunque alcuni carri che siano in questa zona qua che ci stiano prendendo dalla città. I Cromwell che saranno tutti posti in questa posizione qua, 5 Cromwell li poniamo là dietro, avranno il, di, il ruolo di camperare, di fare da cecchini quindi i T-37 spottano, i Cromwell si limitano a sparare. È ben chiaro che se, se c'è qualche carro disposto in queste zone qua, ovviamente i Cromwell avranno fatica a colpirli. E allora a quel punto provvederemo a fare un cambio di tattica. Ma in ogni caso la fase iniziale, la fase iniziale di questa tattica e quindi le posizioni iniziali da adottare per i carri sono queste. È ben chiaro che nel caso in cui ci troviamo i carri nemici dove, eh, dove li, ho, li ho posti prima, mettiamo ad esempio che c'è qualche Cromwell qua insieme a qualche pesante che stanno passando dalla città, allora è ben chiaro che il compito di leggero che è disposto qua sarà quello di avanzare pian piano. Sasso per sasso, prima in questo sasso, poi in quello dopo, per vedere se c'è qualche nemico disposto in questa zona della mappa, affinché i Cromwell possano dalla distanza riuscire a, a colpirlo e a, a distruggere i carri che sarebbero isolati nel caso in cui alcuni carri fossero stati avvistati là. I Cromwell a ruota, e lo andrò a disegnare di bianco, Affinché sia facilmente visibile, i Cromwell avanzeranno prima a questo sasso qua. Ora ho sbagliato a premere il tasto funzione, perdonatemi. Ecco fatto. Prima andranno a questo sasso qua, per poi avanzare a quello dopo. E una volta fatti fuori tutti i nemici, ovviamente il T-37 si porterà in questa altura qua e i Cromwell li andranno dietro una volta eliminati tutti i nemici nella zona arancione della mappa. A quel punto, ovviamente considerato che Cromwell e Pesanti sia, abbiano continuato il loro percorso all'interno della città, mentre noi facevamo questa azione, abbiamo due possibilità. La prima possibilità è che vadano a cappare e a quel punto noi lo avremmo già notato perché vi ricordo che c'è un T-37 qua che mi tiene sotto controllo il cap quindi se, se fossero andati a cappare potremmo far andare tre carri perché vi ricordo che più di tre carri non ha senso mandarli all'interno del cap a cappare. Gli altri carri invece vanno a dar manforte al T37 e quindi dalla, da questa zona qua se ne tornano indietro a dar supporto al T37 per decappare. L'altro caso invece è quello in cui anziché andare avanti, i carri che erano in quella posizione là, o sono rimasti là o sono tornati indietro per dar manforte ai nostri carri, cioè ai, carri, ai loro carri che sono stati distrutti dai nostri. E allora a quel punto sfrutteremo il il T-37 in questa posizione qua per spottarli e spararli dalla distanza col supporto di questo T-37 ed andremo a far aggiungere un paio di Cromwell al T-37 in questa posizione per prenderli così su due, su due fianchi. A questo punto, possiamo, essendo in superiorità numerica, possiamo decidere se prenderli sui fianchi e ingaggiarli oppure se limitarsi a sparare dalla distanza. Questo ovviamente è a descrizione della formazione. Che ha la squadra nemica e anche alle condizioni dei nostri carri. Ovviamente se i nostri carri sono one shot, è giusto stare, stare dietro coperti. E questa è la tattica da parte della base sud. Se ora andiamo a vedere la base nord, cioè quella verde. Ma perdonate, devo cancellare un po', andiamo nella fase nella parte a. A nord della mappa a questo punto la formazione sarà più o meno la medesima andiamo a mettere i cromwell qua in questa zona qua 5 cromwell e andiamo a mettere i t37 uno qua come prima e uno lo mettiamo dietro a questo sasso qua il cromwell che è dietro al sasso che ho appena appena selezionato mi terrà sotto controllo sia questa zona qua, quella sotto la depressione, sia la zona sopra la depressione. Mi terrà sotto controllo queste zone qua. Il T-37 che invece è al centro avrà il compito di tenere sotto controllo questa zona qua e ovviamente spostandosi potrà anche tenere sotto controllo la città e quindi controllare se come prima ci saranno dei carri che vogliono passare dalla città. Questo è il compito degli spotter. Considerate sempre che gli occhi, cioè gli spotter, sono fondamentali per la partita. Se una squadra perde gli occhi, nella maggior parte dei casi perde anche la partita. E quindi, a questo punto, avendo sotto controllo tutta l'altra la, parte della mappa, possiamo prendere le contromisure. Che passino dalla città o che passino dall'altro lato. Ora, prima ho analizzato il caso in cui passino dalla città, mettiamo ora il caso in cui invece i carri i carri nemici siano messi in questa posizione qua. Come, come ci eravamo posti noi prima, per sapere anche qual è il punto debole della tattica, altrimenti, insomma, è un po', è un po complesso. E la cosa da dire è che questa tattica qua ha un unico punto debole che purtroppo non prescinde dal tattico ma è parte, diciamo, eh, è causa dei giocatori perché qui vince il carro più skillato e chi riesce a sparare meglio. Ricordo ovviamente che carro skillato intendo il carro che ha più skill o perks vi ricordo che c'è differenza tra skills e perks. Le skills sono quelle che hanno effetto anche prima del raggiungimento del 100%, le perk invece sono quelle che hanno effetto soltanto dopo il raggiungimento del 100%. Vi faccio due esempi. Mimetizzazione è una skill, sesto senso è una perk: queste sono le, la, la differenza fondamentale. Comunque lasciando da parte queste cose, il carro più schillato, quindi quello che avrà più mimetizzazione, che avrà più raggio visivo, eh, quelli che hanno mano ferma, campione di guida che aumentano la precisione del, del cannone, saranno avvantaggiati in questo caso. Perché il T37 nostro se ne starà fermo e riuscirà a spottare gli altri carri solo se in movimento, mentre i carri che saranno spottati sicuramente saranno questi due carri qua. Il nostro T-37 e il loro leggero che sono messi qua. Ora, a questo punto, cosa fare? Vado a pulire un po' la mappa per rendere più chiaro tutto. In questo caso, ovviamente, il T-37 che è posto qua si dovrà andare a nascondere nelle case per evitare di prendere i colpi da questa zona qua. E quindi noi perderemo la visuale in quella zona e a questo punto entra in gioco la vera abilità del tattico che dovrà far spostare questo T-37 qua a questo sasso qua. Tutti quelli che si vedono verranno colpiti a vista e poi il T-37 andrà a spostarsi a questo sasso qua. E quindi la parte successiva di questa tattica vedrà il T-37. Il T-37 che è in questo sasso qua, e a questo punto i Cromwell avranno difficoltà a coprirlo essendo i Cromwell in un'altura e il T-37 in basso. E quindi si dovranno mettere due Cromwell in quel lato lì della, della mappa. Quindi si metteranno quei Cromwell a quel sasso là per riuscire a coprire sotto, e gli altri Cromwell si metteranno qua per riuscire a coprire sopra. Quindi. Le frecce ora non indicano movimenti, la freccia verde, ma indica i, i colpi che vengono sparati. Questi Cromwell qua dovranno sparare nella parte alta, questi Cromwell qua dovranno sparare nella parte bassa. Come ben potrete notare, abbiamo T-37 e i Cromwell che sono divisi in parte uguale. Per sparare in basso e in alto. 3 Cromwell sparano in alto, 2 Cromwell e un T37 spara in basso. L'altro Cromwell, che ora sarà isolato, può essere che venga attaccato da questo Cromwell qua. Ecco, scusatemi, ecco qua il T37. Può essere questo da questo carro qua, può essere attaccato e a quel punto sarà compito dei Cromwell riuscire a dare copertura anche a lui e quindi a quel punto basta, basta anche solo un Cromwell se è solo il leggero che dà supporto al T-37 per riuscire così a difenderlo e quindi a questo punto potremmo riuscire a spottare i carri nemici e a spararli certo è che se i carri nemici sono molto schillati il T-37 non potrà ovviamente arrivare qui al sasso Verrà spottato ed ucciso ancora prima di arrivarci. Quindi questa è più o meno la tattica da adottare su La Baia del Pescatore: una tattica per carri medi e leggeri. Vedremo successivamente, nei prossimi episodi, che ci sono delle mappe in cui vi andrò a descrivere in modo molto sintetico una tattica con carri medi e leggeri perché se capita in fortezza qualcosa bisogna inventarsi, ma che poi andrò a spiegare più nel dettaglio una tattica adottata con carri pesanti, perché alcune mappe, come potremmo vedere Immelsdorf o Ensk, sono mappe in cui con i carri medi è difficile riuscire a fare una tattica efficiente, già su Ensk è un po' più facile, su Immelsdorf meno, lì c'è necessità che vengano utilizzati dei carri, pesanti e quindi ci vedremo nei prossimi episodi vi ringrazio di aver visionato il nostro il nostro video ci tengo a ringraziare il nostro sponsor genuworld.it che ci ha eh, offerto il nuovo server di Teamspeak che riesce a raccogliere tutti i player aderenti alla confederazione rino e ci tengo anche a ringraziare la razer che ci ha offerto un, un contratto di sponsorizzazione. Alla prossima!